Tu sei il nostro Re. Solo Gesù Cristo è il nostro Re. Solo Lui. Il Padre Celeste l'ha costituito sopra ogni regno. Grazie Gesù. Tutto il mondo canta. Tutto il mondo è pieno della gloria di Dio. Signore, in questo santo giorno, Signore, siamo alla Tua presenza. Signore, fai cose straordinarie. Mostra il cielo in terra. Signore, che i cuori di questi preziosi Tuoi figli siano aperti a ricevere dal cielo. Signore, grazie. Vogliamo gustare in questo giorno la Tua presenza. Signore, grazie. Perché dove l'uomo non arriva, Tu ci arrivi. Signore, grazie perché in questo giorno, come ogni volta, come ogni momento della nostra vita, noi innalziamo solo Te. Alleluia. Solo Tu sei degno di onore. Solo Tu sei santo. Solo Tu sei santo. 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 Onnipotente. Diglielo, santo. Ora la braccia. Santo Dio onnipotente. Tutto il mondo canta. Ora la braccia. Ora le che te sei la brascia, santo, rocco tua brascia. Santo, Dio onnipotente. Padre, in questo giorno, Signore, vogliamo dichiarare ancora una volta che questo luogo, che la chiesa di Emmanuel, è tua in Cristo Gesù. Noi dichiariamo che la chiesa di Emmanuel è guidata solo dallo Spirito Santo. Noi dichiariamo che ogni radice e ogni albero che tu non hai piantato deve seccare nel nome di Gesù. Noi dichiariamo che questo luogo è santo perché ci sono i tuoi santi. Questo luogo è santo perché tu l'hai riscattato col sangue, Padre, di Gesù Cristo. Padre, in questo giorno mostra il tuo potere, Signore. E qualsiasi cosa che non appartiene al regno di Dio, nel nome di Gesù, esca fuori da questo luogo e il sangue di Gesù faccia qualcosa di nuovo in questo giorno. Spirito Santo, prendi il controllo. Signore, grazie per il tuo amore. Signore, tocca i corpi. Tocca le menti, Padre, nel nome di Gesù. Vi sia libertà in questo luogo, nel nome di Gesù. Grazie, Papà. Tu sei meraviglioso. Vogliamo ancora cantare alleluia, per favore. Alleluia, tutti insieme. Alleluia. Alleluia. Ora la brascia che tu possa. Alleluia. Grazie. Alza le tue mani e chiudi i tuoi occhi. E ricevi da Dio. E tu ci ami più di noi. Signore, mostra il tuo amore in questo giorno. Siamo pronti a ricevere dal cielo. Signore, libera le menti, Signore. Signore, che i cuori siano ben disposti, Spirito Santo. E noi ti diamo veramente tutta la gloria. E noi ti diamo tutto l'onore. Perché tu sei il nostro Re dei Re. Perché tu sei il nostro Padre. E perché tu, Spirito Santo, sei la nostra unica, vera e infallibile guida. Grazie, Padre, nel nome
glorioso di Gesù. Un applauso di lode. Alleluia. Grazie. Ci prepariamo per dare al Signore. Quando voi date al Signore, dovete pregare e santificare i soldi che vengono usati solamente per il regno di Dio. Dovete pregare, perché quei soldi non li state dando all'uomo, ma li date a Dio. Quindi preghiate ogni volta che avete i soldi in mano, oppure prima di partire in casa, di casa io voglio dare un centesimo e dico: questo centesimo, Padre, santificalo nel nome di Gesù e sia usato solo per il tuo regno. E che l'uomo, perché quando i soldi non vengono usati per il regno di Dio, significa rubare a Dio. Non ci sono né se e né ma. Ricordiamoci, dobbiamo pregare per Carmelo, il nostro fratello chitarrista, che ha un problemino serio alla schiena, e che Dio veramente possa fare un'opera grande nella sua vita. Così come ci dobbiamo sempre ricordare, perché ogni settimana abbiamo degli annunci, e dove ci sono le persone che hanno bisogno di preghiera. Alcuni sono segnati in rosso perché sono quelli più urgenti. Poi veramente dice la parola che Dio ama gli audaci. Audaci com'è? Boldness. Vabbè. Dio ama gli audaci, veramente siete stati coraggiosi, ma neanche critichiamo i fratelli che non sono venuti, perché veramente il tempo è veramente brutto e si rischia veramente, ma Dio veramente vi benedica. E noi qua, il fratello Giuseppe e Maria abitano lontanissimo, gli altri non so come si chiama, dove abitate voi? Villa Ma. Traffico niente, perché il Signore, ma non c'è nessuno, la gente ha paura. Poi stamattina ho visto anche, ora non c'è, il fratello se n'è andato, ma stamattina le scale erano coperte di neve. Ecco perché mi hanno insegnato, ogni leader dovrebbe venire in chiesa almeno mezz'ora prima. Che cosa è successo? Il fratello, che non facciamo nomi, il cognome, Aniello Limatola, e visto questo è tornato a casa, è andato a prendere una pala per levare la neve. E noi diciamo: Dio veramente lo benedica. Quindi qualcuno ha qualche testimonianza da fare? Una alla volta. Nino, vieni qua. Riguardo alla parola che il Signore mi ha dato per quest'anno. Io quando scrivo, quando dico una cosa, non la dico tanto per... oggi, quale sarà la parola dell'anno? Fammi cercare un attimino. No, se non parla il Signore, noi non lo diciamo. Stavo guardando su YouTube e nel YouTube ci stanno molti profeti che sono conosciuti, che veramente sono del Signore. E il messaggio di quest'anno per i cristiani e per la Chiesa è proprio questo: poiché la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. E il Signore ha detto che quest'anno lo farà, farà vedere la sua gloria. Amen. Amen. Quindi questa parola non l'abbiamo messo per caso, quindi pregate su questa parola, meditiamo questa parola, e ora passiamo alla parola. E quanti si ricordano che cosa abbiamo parlato l'ultima volta? Corrado, ti ricordi? No. La volontà, grazie fratello. La volontà. Abbiamo parlato della volontà di Dio. Abbiamo detto che cos'è la volontà di Dio. Cosa c'è scritto nella parola circa la volontà di Dio? E oggi il Signore mi ha dato questo messaggio che l'ho voluto chiamare "Permettilo anche tu". Ora, oppure "Permettilo oggi". Significa in inglese "fallo oggi", permette a Dio che lo faccia oggi. Perché molti cristiani sono stati toccati
toccati da Dio, ma non sono trasformati. Lo sapevate? E dobbiamo studiarci di fare ogni cosa che il Signore ci dice di fare ogni giorno. Perché, come ho detto sempre, questa parola, se Dio vuole, però per il peccato non lo dici se Dio vuole. Le persone dicono se Dio vuole solo quando devono fare qualche cosa, così andiamo domani in chiesa, se Dio vuole. Come se Dio vuole? Dio non ha stabilito che tu non devi trascurare la comune adunanza? Dio non ha stabilito che tu devi stare in mezzo ai santi? Dio non ha stabilito che la chiesa è fatta per riunirsi? No, se Dio vuole. Ovviamente se ti viene una febbre improvvisa, tu non vai in chiesa, ma dire se Dio vuole è qualcosa che non è biblico, perché le cose che Dio vuole, la maggior parte delle cose, lo dice la parola di Dio. E come abbiamo detto l'ultima volta, una volta soltanto nella Bibbia, in Giacomo, è scritto se Dio vuole faremo questo commercio, o faremo quell'altro commercio, o faremo questa cosa, o faremo quell'altra cosa. Ma poi per il resto Dio ha stabilito la parola di Dio, la guida dello Spirito Santo e anche i doni di rivelazione, ovvero i doni profetici, ma non i profeti come ce ne stanno tanti in giro, ma i veri profeti, e ha stabilito anche i doni dello Spirito che si chiamano parola di conoscenza e parola di sapienza per sapere qual è la volontà di Dio. Ma nella nostra vita noi abbiamo qualche cosa che si chiama testimonianza interiore. Quando noi siamo in Cristo c'è qualcosa dentro di noi che parla e che ci dice cosa dobbiamo fare. Qualsiasi uomo ha la coscienza, anche gli uomini che non sono nati di nuovo, sanno ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma noi che siamo in Cristo Gesù abbiamo una coscienza molto più sensibile, e la coscienza diventa sempre più sensibile man mano che ci attacchiamo e serviamo il Signore. Amen? Gridate, così sembrava che siamo molti. Come possiamo fare la volontà di Dio? Come? Come l'abbiamo detto l'altra volta, cercando solo incontri divini, non del vino, divini. Incontri divini significa che dobbiamo cercare tutto ciò che viene dal cielo, tutto ciò che il Signore ha stabilito per noi, e ogni giorno ci dobbiamo studiare per fare la volontà di Dio, affinché possiamo essere trasformati. E lo Spirito Santo è l'unica nostra guida che può lavorare in noi e attraverso di noi. Non c'è un altro modo. Quando, vi dico qualche cosa di molto importante, quando l'uomo, tu puoi avere davanti qualsiasi uomo di Dio, ma se tu dipendi solamente da quell'uomo di Dio, tu diventerai un idolatra. Ma se tu dipendi da quell'uomo di Dio, che quell'uomo di Dio ti dice la verità veramente, e tu esamini ogni giorno tutto quello che il pastore, quell'uomo di Dio ti dice, con la Bibbia e con lo Spirito Santo, allora lo devi seguire. Non dobbiamo seguire chiunque, non dobbiamo credere a ogni cosa. La parola di Dio dice che la testimonianza, la nostra vera guida è lo Spirito Santo. Ovviamente Dio si usa degli uomini di Dio, ma anche tutti voi siete degli uomini e delle donne di Dio. Ecco perché se noi siamo toccati dobbiamo cercare ogni momento qual è la volontà di Dio, e lo possiamo fare attraverso la guida dello Spirito Santo. Ecco perché per mesi e mesi sto parlando dello Spirito Santo, e questo è quello che Gesù aveva detto, che voi sarete guidati e riceverete potenza quando verrà lo Spirito Santo, la potenza per non cascare nelle trappole, la potenza per non essere presi in giro,
la potenza per essere trasformati noi stessi ed essere dei trasformatori anche noi. Amen? Sempre ditelo più forte così quando... Sto scherzando, eh? In modo che quando noi lo Spirito Santo lavora in noi, noi siamo trasformati istantaneamente e gradualmente. Gradualmente significa un po' alla volta. Perché per il Signore siamo tutti diversi, ma Lui ci ama così come siamo, con le nostre debolezze. L'unica cosa che il Signore vuole è che noi cerchiamo ogni momento la Sua faccia, ogni momento cerchiamo di capire qual è la Sua volontà. E per capire qual è la Sua volontà dobbiamo veramente inoltrarci nella parola di Dio, cercare la faccia di Dio, pregare, digiunare. Sì, non solo digiunare del mangiare, ma di tante altre cose. Perché tanti sono convinti che solo il mangiare. E questo lo dobbiamo permettere noi. Quando lo permettiamo? Quando abbiamo fame delle cose di Dio. Sapete che fame dobbiamo avere? Non una fame di abitudine. A volte noi mangiamo perché è abitudine. È mezzogiorno e c'ho fame. Allora il fratello Sacchetti gli dice alla sorella Maria, l'hai messa la pentola? Maria, guarda che è mezzogiorno. Giuseppina, guarda che è mezzogiorno. Guarda che è mezzogiorno, dice. La fame che dobbiamo avere di Dio non deve essere una fame di abitudine, deve essere una fame che se tu nell'arco di 5 minuti non pensi a Dio, non preghi, non c'hai qualche cosa del cielo, tu puoi morire. Tu puoi morire. Questa è la fame che Dio vuole che dobbiamo avere per sopravvivere e vivere da vincitori in questo mondo che sta diventando sempre più difficile. E dopo dirò qualche cosa anche su questo. Dio ci ama così come siamo, ma dobbiamo sempre desiderare. La differenza qual è? È vero, Dio ci ama. È vero che Dio, qua non ci sono dubbi, Dio ama anche i peccatori. Ma per quanto riguarda noi, che adesso siamo figli di Dio, reali figli di Dio, noi dobbiamo desiderare ogni momento le cose che vengono dal cielo. Gesù che cosa ha detto? Pregate in questo modo: venga il tuo regno come in cielo così in terra. Purtroppo l'uomo, le chiese stanno mettendo il regno della terra molto, ma molto prima del regno di Dio, non sapendo che in qualsiasi momento il Signore ci può domandare l'anima a tutti. E poi vediamo che cosa ti porti in cielo. Ci portiamo la macchina? Non ti porti niente, neanche questo corpo. Niente, sedie, niente, niente. Il conto in banca o lasci lì. Quello che conta, per essere trasformati, dobbiamo cercare sempre le cose del cielo e onorare la parola con la nostra vita. Onorare il sacrificio di Cristo. Cristo è morto per i nostri peccati, perché ogni volta che noi non facciamo la volontà di Dio stiamo peccando. Lo sai quanti cristiani sento dire: vabbè, ma che c'è sta cosa? Ma che ci fa? Ma che cosa c'è? Ora chiamo Isabella per predicare. Che ci fa? Dobbiamo seguire lo Spirito Santo e dobbiamo amare e sempre amare. Amare i nostri nemici, amare chi ci perseguita, amare chi ci fa del male. Dobbiamo amare, perché questo ha detto il Signore: ama il prossimo tuo come te stesso. Dice: che giovamento avete se amate chi vi ama? Noi dobbiamo amare chi non ci ama. È difficile, ma lo dobbiamo fare. Tutti i discepoli, vi dico qualcosa di straordinario. Qua ora
vi faccio saltare dalle sedie. Tutti i discepoli, i 12 discepoli, erano 12. Tutti erano trattati allo stesso modo. Tutti, Gesù li amava a tutti allo stesso modo. Ma solo 11, solo 11, che cosa fecero? Seguirono Gesù, sbagliarono, sono caduti, un po' lo hanno tradito per paura, ma il loro cuore era sempre in Gesù. Ma alla fine, quegli 11 discepoli hanno visto salire Gesù in cielo, l'hanno visto salire alla destra del Padre, hanno visto gli angeli, per 40 giorni sono stati con Gesù e Gesù l'ha ammaestrato dopo essere stato risorto, glorificato, ma uno solo, di nome Giuda, era attaccato alla sua avarizia, era attaccato ai soldi, il suo cuore era nei soldi e la parola ti dice che l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Ora nella Chiesa è al contrario, nelle Chiese. Una volta erano 11 buoni e uno cattivo. Ora è invece uno buono. Non cattivi, che non fanno la volontà di Dio. Sto dicendo qualche bugia? È così. Perché questo? Perché l'attività demoniaca si sta facendo molto forte e molti sono stati toccati ma non sono trasformati. Vivono sempre alla loro maniera. E dobbiamo stare attenti e dobbiamo guardare, stare attenti sempre per noi stessi. Dobbiamo tenere sempre la guardia alta perché il pericolo è anche per noi. Perché dice la parola, se è possibile anche gli eletti saranno sedotti. Come possiamo fare questo? Attaccandoci a Dio nel nome di Gesù e seguendo lo Spirito Santo e vivendo la parola di Dio. Chiunque può essere toccato. Abbiamo visto grandi, anche nella Bibbia, grandi uomini di Dio che sono caduti. Grandi uomini di Dio che Dio l'ha usati potentemente e poi sono caduti. Come Giuda. Giuda, che cos'era Giuda? Era un discepolo dell'agnello. Gesù sicuramente l'aveva abbracciato. Per 3 anni e mezzo aveva camminato con Gesù. Aveva visto le performance, i miracoli di Gesù. Aveva visto che Gesù aveva risuscitato i morti. Lui stesso aveva fatto dei miracoli. Perché il Signore li mandò a guarire i ciechi, i sordi, i lebbrosi. Lui stesso era stato in contatto con la potenza, la sapienza, con il Signore dei Signori, ma non fu trasformato, fu toccato, ma non trasformato, si attaccò ai soldi, ai soldi. Il suo cuore era nel denaro e si è venduto per 30 denari, che fa pure rima. E molti, ancora oggi, sono stati toccati, ma non trasformati. E noi lo vediamo. Vediamo quello che sta succedendo. Una volta vedevo, quando voi vedete i film antichi, i film cristiani delle persecuzioni, e i cristiani del primo secolo li mettevano in croce, l'imperatore Nerone, e li mettevano nelle strade di Roma e li bruciavano vivi. E loro, mentre erano bruciati, gridavano e cantavano inni di lode. E molti si sono convertiti così. Con tutta la puzza di carne bruciata, gli strilli, loro gridavano. E quando li buttavano nelle arene e li facevano mangiare dai leoni, loro si inginocchiavano e gridavano al loro Dio. La loro guerra era contro il diavolo. Oggi i cristiani si fanno guerra da soli. La Chiesa perseguitata
non pensava e non pensa ad essere posti dove i cristiani si riuniscono e dove c'è anche una sola Bibbia. La gente è lì a guardare la Bibbia, che dice prima Tessalonicese, che dice secondo Corinzi, che dice questo, che dice, che cosa faceva Mosè? Pensano alle cose di Dio. Il troppo benessere sta distruggendo il corpo di Cristo, ma noi decretiamo in accordo alla parola che Dio ci ha dato, che questo è un anno di gloria. E noi al di là di quello che gli altri fanno, noi al di là di quello che gli altri pensano, noi al di là di quello che alcuni si sono messi in testa, noi al di là, noi ci ameremo, noi ameremo e noi vogliamo mantenere la Chiesa unita e le Chiese unite, e noi vogliamo essere portatori di unità. Quel gesto che fece Giuda non separò i fratelli, non li separò. Ora succede che se qualcuno ha qualche problema in chiesa, contagia tutti e si fanno tutti contagiare. Fratelli, onoriamo il Signore, trasformiamoci noi e portiamo trasformazione, rimaniamo fermi nel Signore. Andiamo in Esodo capitolo 10 versetto 16 e 17. Exodus. Ok, ce l'abbiamo, lo leggo io. Esodo 10, ok, Santa Bibbia. Il faraone, qua c'è. Allora il faraone chiamò in fretta Mosè ed Aronne e disse: io ho peccato contro l'Eterno, il vostro Dio, e contro di voi. Riconobbe di aver peccato, perché lui stesso era stato toccato dai miracoli, dai prodigi che Dio faceva per mezzo di Mosè. Versetto 17. Ma ora ti prego, perdona il mio peccato, ancora una volta, e supplicate voi l'Eterno. Lui, il faraone, riconosceva che Mosè ed Aronne erano i tramiti, erano gli unici che avevano accesso a questo Dio potente. Come le persone devono riconoscere questo in noi? Non ci devono vedere come dei religiosi, ci devono vedere veramente come dei figli di Dio. E supplicate l'Eterno, il vostro Dio, perché soltanto allontani da me questo flagello mortale. E questo Dio lo fece. E questo Dio lo fece fino alla strage dei bambini, quando un angelo della morte passò e toccò tutti i primogeniti dell'Egitto. E allora, anche allora, lui li lasciò partire, fu toccato, per 10 volte è stato toccato, ma non è stato mai trasformato il faraone, mai. E la stessa cosa succede anche. Persone che hanno sentito parole potenti, persone che sono state toccate da Dio, ma ancora non sono trasformati. Ancora perseverano in quella strada che alimentano sempre la carne e non lo spirito. Però che cosa successe? Che il faraone, l'ultima piaga, quando suo figlio morì, il popolo fu liberato, circa 2 milioni di persone, mentre attraversavano il Mar Rosso, lui li inseguiva col suo esercito. Sapete che cosa rappresenta l'esercito? Chi me lo sa dire? Con il suo esercito. Cosa rappresenta l'esercito del faraone? Cosa? Chi me lo sa dire? La sua forza. Ma la sua forza, proprio perché era stato toccato, questo è forte, fratelli.
ma la sua forza, proprio perché era stato toccato e non aveva ricevuto la trasformazione, la sua forza andò a finire nel fondo del mare. E la forza anche di ogni cristiano che è stato toccato e non segue Gesù e non segue lo Spirito Santo e non onora Dio va a finire nel fondo del mare. Allora, ci siamo? Questo dobbiamo desiderare, oggi è il giorno, fratelli. Permettiamolo oggi, permettiamo che di essere toccati e continuiamo la trasformazione che viene giorno per giorno. Alleluia. Continuamente il popolo di Israele faceva come gli diceva la testa loro. Avevano visto tutti quei segni e prodigi. Continuamente il popolo di Israele faceva sempre, come si dice in siciliano, complain. Sempre problemi. Sempre complain. Faceva sempre problemi. Mormorava. Prima erano trattati come schiavi. Avevano delle piccole case, si mangiavano le cipolle, il Signore gli dava la manna, li stava portando fuori dall'Egitto dove erano schiavi nella libertà. Potevano impiegare 40 giorni e ci hanno messo 40 anni. E la vecchia generazione non entrò nella terra promessa. Il Signore gli ha detto: io vi porto in un paese dove scorre latte e miele. La promessa, la profezia che Dio aveva data, aveva iniziato con Abramo, stava continuando, ma loro perseveravano sempre bla 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 bla, perché? Ma bla 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 bla, e la manna, il pane, il vino, e l'acqua, e quello. No, c'avevano le scarpe che non si consumavano, non spendevano manco soldi, la carta di credito ce l'avevano perfetta, non consumavano manco una lira, manco un euro, un dollaro. La loro carta di credito non spendevano niente. Erano nel deserto, ma erano grandemente benedetti, perché di notte c'era una nuvola di fuoco che li riscaldava e di giorno c'era una nuvola, una colonna che li copriva dall'ombra. Non soffrivano nel caldo, i loro vestiti non si logoravano, non andavano mai a Galleria d'Angiù, mai, non avevano bisogno di niente, ma mormoravano. Il Signore ha detto: fra poco, 40 giorni sole vi porto. E mormoravano. Sono stati toccati, ma non sono stati trasformati. Toccati, ma non trasformati. Ora vi faccio una domanda. Ancora un'altra cosa molto forte. Sapete perché Dio ha scritto la sua legge nelle tavole di pietra? Perché? Brava sorella Giuseppina. Perché raffigura il loro cuore di pietra che non faceva entrare la grazia di Dio e il loro collo duro che non si piegava alla volontà di Dio. Perché proprio nelle tavole di pietra? Poteva scrivere in una stoffa, in un papiro, in una pelle di pecora, dove voleva. Ah, andiamo subito in Isaia 6, 5 a 7. Elisabetta, comincia a venire. 6, 5 a 7. Ma non fu così per il profeta Isaia, come non fu così per Paolo, come non fu così per Geremia, come non fu così per Abramo, come non fu così per Mosè, come non fu così per Giosuè, come non fu così per Daniele, come non fu così per Davide, come non fu così per Giovanni, per Pietro, come non fu così per tutti i santi uomini che hanno fatto, attenzione, la volontà di Dio, che furono toccati
e trasformati. Quando Isaia ebbe la visione del trono di Dio, allora io dissi, ahimè, non io sono cristiano da 40 anni, oppure io sono il pastore e comando io. No, disse, ahimè, io sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impuro. Le labbra, quello che diciamo, quello che parliamo ha effetto nel cielo. Eppure, Signore, tu mi hai fatto grazia di aver visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Molti cristiani, tutti noi, abbiamo avuto la grazia di aver ricevuto Gesù nel cuore e il nostro nome è nel regno di Dio. Cosa vuoi più di questo? Allora, uno dei serafini, e quanti serafini ci vorrebbero qua? Uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, infuocato, che avevo preso con le molle dall'altare, e poi dice l'altro verso, e mi toccò le labbra. Preghiamo per i serafini che ci toccano le labbra a tutti. Geremia disse, il Signore disse a Geremia, io ti ho scelto per annunciare alle nazioni. E Geremia disse, Signore, ma io sono un ragazzo. Non dire sei un ragazzo. Non dire che c'è 80 anni, 70 anni. Non dire niente. Servi il Signore. Daniele, Shadrach, Mesach, Abednego. Ma quanti ne potremmo dire nella parola? Basta leggere Ebrei 11. Signore, io ho le labbra impure. E oggi dovremmo dire questo. Signore, le mie labbra sono impure. E tu vedi persone, uomini, che basta hanno un pizzico di potere. Noi diciamo in italiano, si prendono il dito e tutta la mano. Aiutaci, Signore. Alleluia. Ci siamo dimenticati di leggere Prima Tessalonicesi, lo dovevo leggere. Ecco quando un pastore, quando un uomo di Dio si rallegra. Ecco dove si rallegra Dio. Ma ora che Timoteo, che era il figlio spirituale di Paolo, figlio spirituale, ora che Timoteo da voi è ritornato a noi e ci ha riferito buone notizie di una chiesa toccata e trasformata, della vostra fede e del vostro amore. Fede e amore, fede, speranza e amore, ma la più grande di tutti è l'amore. E che voi conservate sempre un buon ricordo di noi, c'è amore fraterno. Possiamo dire questo noi, che ci sono persone che hanno buoni ricordi di fratelli? Io vorrei dire a qualcuno che mi sta ascoltando, c'è poco da saltare, c'è poco da gridare, ma c'è da piangere e mettersi in ginocchio. Ci vorrei dire a qualcuno, c'è poco da innalzare e applaudire, c'è da piangere e mettersi in ginocchio. Che voi conservate sempre un buon ricordo di me e desiderate grandemente vederci. I cristiani devono desiderare vedersi
non odiarsi, non rigettarsi, non cancellarsi, no bla bla bla. Come anche noi desideriamo vedere voi, come anche noi vi desideriamo vedere. Un cristiano, un figlio di Dio, ha solo buoni pensieri per gli altri figli di Dio. Vuole sempre aiutarlo. Per questo, ora, per questo, fratelli, noi siamo stati consolati. A vostro riguardo, in tutta la vostra afflizione e sofferenze, a motivo della vostra fede. Il popolo di Tessalonica era perseguitato, ma loro hanno ma non erano perseguitati da fuori. Nella Chiesa c'era amore, nella Chiesa c'era unità, nella Chiesa c'era gloria. Perché ora veramente viviamo se voi state fermi nel Signore. Dice, ora noi stiamo vivendo. Ora noi siamo contenti perché voi siete fermi nelle cose di Dio. Alleluia, veramente. Ah. Oggi nelle chiese ci sono molti faraoni, ci sono molti Giuda, ci sono molti Saul, ci sono molti Tobia, ci sono molti Sanballat, ci sono molti Absalom, ci sono molti Ammoniti, ci sono molti Filistei. Nella Chiesa ci deve stare solamente l'amore di Dio. E noi lavoreremo per questo sempre, sempre e sempre. E se ci volete sputare in faccia, ben venga. E se ci volete qualsiasi cosa, noi mostreremo sempre l'amore di Dio. Alleluia. Lo Spirito Santo tocca molte persone, ma i loro cuori sono duri e i loro colli sono duri. Non permettono allo Spirito Santo di trasformarli completamente. Il cambiamento viene quando noi bruciamo un esempio. Il Signore ci chiama la sua sposa. Noi siamo la sposa di Cristo. E che cosa avevano le 5 vergini avvedute dentro l'olio? E l'olio che cosa produceva? La fiamma. La fiamma che cosa fa? Brucia. Noi siamo la sposa. E la sposa deve bruciare per desiderare lo sposo. Come lo sposo deve bruciare dal desiderio di vedere la sposa, di unirsi in matrimonio. Ma se non c'è questo fuoco in noi di desiderare ardentemente di fare la volontà di Dio, allora siamo stati solo toccati e non trasformati. E la parola di Dio, di che se ne dica, dice che chiunque avrà perseverato fino alla fine. Passione per le cose del cielo. Il cambiamento dipende da noi. Poi mantieni questa passione e cerca sempre, dobbiamo cercare sempre di ricevere di più da Dio. Signore, ti voglio conoscere di più. Signore, voglio vedere il tuo potere soprannaturale di più. Signore, voglio vedere le anime salvate di più. Voglio di più, Signore. Questo non ti permetterà di cadere, ma ti permetterà di essere trasformato, come dice in Secondo Corinzi. Questo è uno dei versi miei preferiti, 3 dal 17 al 18.
non è questo. Secondo Corinzi, secondo, lo leggo io. Era buono pure, perché tutta la parola è buona, però non è questo. Secondo Corinzi, seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Tre. No. Oh, è così. Sì, sì, secondo i Corinzi. Ora, no domani, il Signore è lo Spirito. E dove è lo Spirito del Signore? Che cosa vi è? Dove c'è lo spirito dell'uomo, che cosa c'è? Schiavitù. Ma dove c'è lo spirito del Signore, vi è libertà. E noi tutti, non solo alcuni, noi tutti, ecco un principio di unità. Noi tutti, contemplando a faccia scoperta, senza veli, dobbiamo stare davanti al Signore senza riserve. A faccia scoperta, come in uno specchio, che cosa contempliamo? Un uomo, la gloria del Signore. Io non mi vesto così per fare bella figura a voi, davanti a voi, perché mi devo vestire in modo garbato, perché sono qua davanti a tutti. Per me questi sono solo terziari, secondari, terziari. Non mi interessa, sto rivestendo un po' il ruolo, come in uno specchio la gloria del Signore. Quando noi contempliamo e cerchiamo la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di chi? Del Signore, di gloria in gloria, non dice di chiacchiere in chiacchiere, di giudizi in giudizi. Come per lo Spirito del Signore. Solo il Signore ci può trasformare. E allora la nostra vita sarà continuamente impattata e trasformata. Sapete che significa impattata? Quando tu hai un impatto con la macchina, un incidente, il Signore ti sbatte sempre. Tu sbatti davanti al Signore e viene trasformato. Quando sbatti con la macchina si distrugge e ti distruggi tu. Ma quando sbatti col Signore, Lui è il vasaio, Lui ti trasforma come vuole Lui. Oggi Dio vuole che tu abbia un genuino incontro con lo Spirito di Dio. Io spero che questa parola, con tutto il cuore, abbia fatto breccia nei nostri cuori. Toccati e trasformati, non solo toccati e non trasformati. Contempla Gesù. Non contemplare nessuno. Ama tutti, ma contempla Gesù. Ascolta la voce dello Spirito Santo, come è scritto in tutte le sette lettere dell'Apocalisse. Ascolta ciò che lo Spirito dice. Ascoltate, ascoltiamo ciò che lo Spirito ci vuole dire e noi verremo trasformati. Lo devi permettere tu oggi. Noi qua siamo una famiglia. Noi siamo il popolo di Dio e insieme ancora in questo giorno preghiamo e chiediamo al Signore perdono, perché Lui ci ha toccato e ancora non siamo trasformati in qualche area, perché il sacrificio della croce è ancora valido, il sacrificio di Cristo è ancora buono, quello che Cristo ha fatto in quella croce ancora ha effetto, dipende solo da noi.
e dire: Signore, trasformami. Signore Spirito Santo, riempimi. Spirito Santo, io ho bisogno solo di te. Tu sei qui, Signore. Dice la parola che Gesù ha dato la vita per te. Gesù ha dato la vita per me. Gesù ha dato la vita per ogni uomo e per ogni donna che si trovano in tutto il mondo, anche per quelli che ancora non hanno accettato, per quelli che ancora non hanno fatto la decisione di servire Gesù. Gesù, per Gesù noi siamo preziosi. Per Gesù tu sei prezioso. E vuole Gesù, non ti vuole solo toccare. Sapete perché Gesù non ci vuole solo toccare? Perché il sangue di Cristo, il sacrificio della croce, non è stato solo per ricevere la salvezza, ma è stato affinché noi siamo trasformati di gloria in gloria alla sua immagine, e affinché attraverso la nostra trasformazione noi possiamo toccare il cuore di altri per la guida dello Spirito Santo, affinché il sacrificio della croce sia come un effetto domino. Sapete che cos'è l'effetto domino? Tu metti una cosa così vicino, le fai cadere e cadono tutti, che tocca ognuno. Ma se tu non sei trasformato, l'effetto domino sarà negativo, perché la gente dirà: questo è un figlio di Dio? Questa è una figlia di Dio? Quale Dio stai servendo fino adesso? Andiamo al Signore oggi, alziamoci in piedi. Tu sei qui, Signore. Tu sei qui, Signore. E ci vuoi trasformare, Signore. Tu vuoi, Signore, che noi ci arrendiamo a te. Tu sei qui. Tu sei qui. Ti muovi in mezzo a noi. Muoviti, Signore, ora. Chiudi gli occhi, alza le tue mani e chiedi perdono a Dio e dici: Signore, tu sei qui, Signore, ti chiedo perdono, trasformami, mi arrendo a te, Signore, mi arrendo a te. Dillo: Signore, io mi arrendo a te, Signore, mi arrendo. Signore, può sanare ogni corpo, ogni mente, la potenza di Dio in questo luogo. Alleluia. Tu sei qui, Signore. Toccare ogni vita. Tocca, Signore, ogni vita. Adoriamo te, Signore. Ti adoriamo, Signore. Grazie, tu Gesù. Sei qui, ora la braccia a te. Toccando ogni cuore. Toccaci uno per uno. Adoro te. Oh, alleluia. Adoro te. Oh, sì, ti adoriamo, Signore. Dio di miracoli. Dio di promesse. Sei la mia luce nell'oscurità. Tu, Dio, ecco chi tu sei. Dio dei miracoli, Dio di promesse, sei fedele, luce nell'oscurità. Oh Dio, alleluia. Ecco chi tu sei. E la luce di Dio ci tocca ognuno. Ascolta, metti la tua mano nella tua testa
e la gloria di Dio scenda dalla testa ai piedi in te, e tu riceva nel nome di Gesù. Tu riceva ora nel nome di Gesù Cristo, il Signore della gloria, il Re del Re. Per il potere del nome di Gesù ricevi ora. Tu sei qui, qui, ricevi nel nome di Gesù. Ogni cuore, ogni testa. Alleluia. Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, Padre, nel nome di Gesù, la vita ti doni nelle tue mani, prenda autorità, Padre, per la potenza del sangue di Gesù, ogni cosa che disturba la mente ti doni, l'anima, io la leggo in questo momento e ordino immediatamente, proprio ora, che la sua mente sia libera in questo momento, e sgrido ogni demone di infermità, lo caccio via, lo gli ordino di andare in questo momento, proprio ora, senza discutere, in luoghi ardi, ti comando di andare in luoghi ardi e di non tornare più, perché questo figlio di Dio è guarito ora nel nome di Gesù. Alleluia. Fedele, luce nell'oscurità, oh Dio, ecco chi tu sei. Alleluia. Dio di miracoli, Dio di promesse, sei fedele, luce nell'oscurità, mio Dio, ecco chi tu sei. Noi abbiamo un Dio grande e glorioso, abbiamo un Dio meraviglioso, abbiamo un Dio di pace, un Dio di gioia. Alleluia. Un Dio di libertà, un Dio di unità. Alleluia. Oh, alleluia. 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 Yes. Toccaci. Alleluia. 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 Diglielo, alleluia. 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 Signore, per la potenza del sangue di Cristo, Signore, copri le nostre famiglie, Signore, le famiglie rappresentate in questa chiesa, Signore. Signore, porta pace, Signore, porta gloria, Signore, porta la tua presenza, Signore, porta il tuo fuoco in ognuno di noi, che ognuno di noi possiamo bruciare solo per te, perché solo Gesù Cristo è il Re di questo luogo, solo Gesù Cristo è il Signore. Oh, oh, oh. Adoro te, adoro te. Grazie Gesù. Adoriamo, Signore. Adoro te, adoro te. Tu sei degno. Tu sei degno. Di ogni onore. Di ogni onore. Noi adoriamo te. Sì, adoriamo solo te, nessun uomo. Adoriamo.
gloria. Solo te, Signore. Tu sei qui. Dio dei miracoli. Alleluia. E noi adoriamo te. Ora, Signore, spezzo ora nel nome di Gesù, spezzo ora ogni spirito contrario, ogni spirito di errore sia distrutto nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Perché in questo giorno ci ha visitato. Ora ti prego, Padre, che la tua gloria, Signore, la tua presenza, Signore, risplenda nel volto di questi cari figli, Signore, e che tu li benedica, e che tu li preservi da ogni male, Padre, e che la tua presenza sia costantemente nella loro vita per trasformarli come tu vuoi, Signore. Padre, grazie. Ora l'amore di Dio Padre onnipotente, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nostro Re e nostro Salvatore, i doni, le consolazioni, il fuoco, la potenza dello Spirito Santo siano con tutto il popolo di Dio nel nome di Gesù. Di Gesù. Amen e amen. Una santa settimana. Che il Signore vi protegga per strada nel nome di Gesù. Adoro te. Adoro te.